sono commossa di vedere così tanta gente, però da un'altra parte mi fa molto piacere. Perché? Perché io credo sempre che l'iconografia ci permette anche di contemplare, e contemplare vuol dire anche pregare. Per cui in questa chiesa ringraziamo Dio prima di tutto. Allora, siamo qui questa sera in particolare per questo dipinto. Magari qualcuno di voi c'era anche nella volta scorsa quando abbiamo visto la chiesa di San Biagio qui adiacente. Invece questa volta abbiamo preferito concentrarci su quest'opera di Angelo Inganni. Prima di parlare dell'opera mi sembra doveroso giusto qualche parola sull'artista, no, che l'ha realizzata, in modo tale che così sarà poi più facile anche entrare nel dipinto. Allora, intanto ci troviamo nella cappella dedicata alla Regina dei Martiri. Questa cappella è stata costruita nel 1884 insieme a tutta la costruzione della casa delle Madri Canossiane, è stata inserita perché? È stata inserita perché la chiesetta di San Biagio, appunto, è lì adiacente, esattamente di spalle a questa dove siamo noi. All'epoca, quando è stato costruito il convento, c'era ancora la clausura, di conseguenza le madri ascoltavano la messa che c'era nella chiesa di là attraverso quella grata che si intravede lì sotto al dipinto, e faceva un po' da cassa di risonanza praticamente, quindi di qua era possibile ascoltare la celebrazione senza appunto partecipare direttamente di là. Quindi nasce come cappella interna del convento. C'è tantissimo da dire sulla casa delle Madri Canossiane. Io spero che le madri ci accolgano un'altra volta per poter raccontare la storia della loro casa. Ripeto, stasera vogliamo soltanto parlare del dipinto e quindi ci concentriamo su questo. Allora, Angelo Inganni chi è? Angelo Inganni è un pittore bresciano, nasce all'inizio dell'Ottocento e appartiene già a una famiglia di artisti. Sia il padre che il nonno avevano una bottega artigiana a Brescia e affrescavano chiese. Quindi sin da piccolo Angelo Inganni entra in contatto col mondo dell'arte, in particolare dopo magari la racconto, dopo possiamo anche avvicinarci, magari quando usciamo così lo possiamo vedere più da vicino. È un dipinto che risale al 1849, è una deposizione dalla croce, e pensiamo che per tanti anni non si sapeva che era stato realizzato da Angelo Inganni. Non si è saputo, non si trovava la firma, non si capiva bene. Fino a quando poi si è vista anche la firma, poi faccio vedere dov'è, e quindi dopo è chiaramente, poi era descritto anche, degli studi dell'epoca dove si vedeva che questo dipinto è stato realizzato a Milano e si trovava al convento di Santa Maria della Chiusa, dove appunto c'è il convento principale milanese delle Madri Canossiane. Poi cosa succede? 1849, qui siamo nel 1884, quando è stato fatto questo convento, questa cappella, sicuramente le madri all'epoca hanno ritenuto doveroso donarlo, no? E trasferirlo, diciamo, da una sede all'altra. Ed è così che dal 1884 che lo custodiamo e le madri lo custodiscono qui a Magenta. Allora, cosa dire? Intanto, prima di andare nella scena centrale, dopo magari c'è qualcuno che in base a dove è seduto c'è qualche riflesso davanti, ma poi non c'è problema, girando poi dopo il problema del riflesso non c'è più. Vi invito a notare due particolari che fanno capire come Inganni era attento ai dettagli, alle piccole cose, no? Vedete, sono due elementi che subito colpiscono. Sulla parte sinistra vediamo quella scala a pioli, vicino alla croce, che non è un elemento che di solito c'è in questo genere di dipinti, e in alto a destra c'è un angelo che tiene in mano un martello, vedete? Cioè sono elementi un po' che stonano, diciamo, di primo impatto, che uno non si aspetta in un quadro di questo tipo, però servono perché Inganni era appunto attento a questa quotidianità. Vedete, vicino alla scala, sotto la scala, ci sono due persone, una con la barba e una senza. Partiamo da quella senza barba. Chi è? Quello senza barba è Francesco Medici, della nobile famiglia Medici, avevano dei possedimenti terrieri anche a Magenta, ed era un deputato della Congregazione Provinciale di Milano. Fondamentalmente era un uomo politico molto importante dell'epoca, ed era anche profondo amico, legato da profonda amicizia con Angelo Inganni. Quindi non era solo il committente di tante opere, ma era anche proprio un amico personale. E si vedono loro due, perché il signore con la barba è un autoritratto di Angelo Inganni,
ovviamente camuffato, perché lui non aveva la barba, ma si è un po' nascosto, un po' camuffato per entrare nel dipinto. E comunque sono loro due e si vedono, poi chi ripeto ha riflesso non li vede, li vedrà dopo, sono in una posa molto confidenziale, cioè partecipano del dolore della scena che hanno di fronte, si stanno quasi confidando, sembra, vedete? Stanno quasi parlando sottovoce, questa è l'immagine che voleva passare proprio Angelo Inganni, quindi il pittore, l'artista che racconta una scena dolorosa come una deposizione dalla croce. E si confida con l'amico spettatore, quindi loro due è come se fossero lì, a vedere la scena. Mi hanno chiesto come si chiama la moglie di Angelo Inganni, che è sepolta nel cimitero di Pompalozzo da vicino, è francese, si chiama Amancia Guerrillon. Detto Guerrillot, quindi comunque entrando nel cimitero di Pompalora si vede sulla destra, su questo monumento con un angelo, c'è scritto appunto qui riposa la vedova di Angelo Inganni. Ok, adesso invece ci siamo qui in Basilica perché abbiamo scelto e l'altro importante e di qui facciamo una scultura importante che abbiamo scelto. Allora, come ti ho raccontato qualcosa della biografia dell'artista, qui raccontiamo la biografia dello scultore. Si chiama Grazioso Rusca. Grazioso Rusca è uno scultore nato nel Canton Ticino, vicino a Mendrisio, un po' prima di Angelo Inganni, mezzo secolo prima, quindi nato nel 1757, quindi è vissuto tra l'altro alla fine del 700 e l'inizio dell'Ottocento, e morto poi a Milano nel 1828, diciamo in quell'epoca lì. Era un scultore, nel senso, conosciutissimo, perché comunque già da giovane ha lavorato per Pollack e di conseguenza ha avuto a che fare con grandi nomi già dell'epoca e poi si vede subito perché soltanto all'età di 30 anni ha realizzato le sculture per il Collegio Priori di Pavia, per la Cappella Colleoni di Bergamo, per la Basilica di San Gaudenzio in Novara, che ci sono in San Gaudenzio a Novara sono grazie a questa statua, questa regina della pace. È una statua che è stata realizzata, siamo attorno al 1815, quindi verso la fine della carriera, perché lui negli ultimi anni poi era malato, quindi non ha più realizzato opere, dico delle ultime, però siccome siamo nella fase conclusiva della sua vita di scultore ed era una statua di proprietà della famiglia Beretta, poi gli antenati erano di Santa Gianna Beretta Monda, quindi la famiglia Notai, Milanesi, poi impiantati a Magenta, era una famiglia comunque possidente e disponeva nella vecchia basilica di San Martino, nella chiesa di San Martino che c'era. Abbiamo raccontato la storia 15 giorni fa perché c'era, adesso sono la Kennedy, i Beretta avevano una cappella proprio privata all'interno della chiesa e questa statua si trovava lì, quindi era la statua della Madonna che c'era nella cappella Beretta, nell'altare Beretta della vecchia San Martino di Magenta. E poi cosa succede? Succede che sentiamo la dimensione demografica di Magenta in aumento e quindi si era resa necessaria la costruzione di una nuova chiesa e alla fine dell'Ottocento è stata costruita questa e inaugurata poi nel 1903, perché ho già raccontato altre volte la storia, comunque nel 1903 c'era questa bellissima chiesa e bisognava chiaramente adornarla e sapendo che comunque la vecchia San Martino ha destinato comunque a cedere no, il testimone a questa attuale. Si è cercato, il parco dell'ora, Don Cesare Casella, aveva cercato di recuperare tutto quello che si poteva, chiaramente, la rete San Martino, per portarlo qua, ma non soltanto qua, che nella chiesa assoluta ci sono delle opere, dei dipinti che poi stavano nella vecchia San Martino.